Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Un cordiale buongiorno e ben ritrovati a tutti e a tutte voi a questa nostra nuova edizione del telegiornale. Tante le notizie che tratteremo in questo spazio che dedicheremo insieme a voi, ma abbiamo deciso di aprire con lo sport perché ieri sera nel corso della nostra trasmissione Pallone nel 7 è intervenuto in diretta il responsabile dell'area tecnica del Bologna Calcio, Giovanni Santori, che ha confermato praticamente la partenza del gioiellino Zirkzee, ma ha anche dato altre informazioni sul calciomercato. Allora sentiamo alcuni passaggi del suo intervento curati da Rita Mandini. Facciamo vedere il premio, visto che l'hanno premiata questa sera. Premio, si vede? Colpi da maestro, noi le abbiamo chiamate sartorate, è una bella definizione? No, perché non lavoro da solo, un grandissimo gruppo che lavora per il Bologna, lavora per noi e diciamo che io raccolgo i frutti del loro lavoro, per cui mi sento di condividere con tutti loro questo premio. Bella dedica assolutamente, però direttore, lei sul palco ha detto una cosa che ripeteremo qui, sicuramente non farà felici i tifosi del Bologna, però 99,9%. C'è chi da studio crede ancora in quello 0,01%, ma Zirkzee andrà via dal Bologna. Bisogna dare sempre una piccola speranza, ma è proprio piccola. E questa è una mia convinzione, spero che venga smentita dai fatti, cioè che Joshua resti, ma da come sento il mercato, da come vedo i movimenti di mercato, credo che difficilmente potrà restare, lo speriamo, ma non voglio illudere nessuno. Speriamo di non illudere nessuno, raccontiamo la verità ci dice anche che i giocatori del Bologna all'Europeo hanno fatto un exploit clamoroso. Lei intravedeva già che potesse essere così con la condizione atletica della squadra, è stata una sorpresa anche per lei? No, in parte è stata una sorpresa, però per come avevamo finito il campionato e soprattutto il rendimento di tutto il campionato dei nostri giocatori lasciava ben sperare ed è stato così. Guido De Carlo si è sbilanciato e ha detto che secondo lui ne cambiate 6 o 7 di giocatori, ci può dire se il numero è azzeccato o no? Ma 6 o 7 vuol dire cambiare una parte di giocatori che tanto hanno dato il Bologna, non penso che sia giusto cambiare 6 o 7. Abbiamo perso purtroppo i giocatori che erano in prestito e non abbiamo potuto riscattare, e per il resto sono quasi tutti confermati. E questo era l'intervento del responsabile dell'area tecnica del Bologna. Immaginiamo che queste altre parti dell'intervento saranno riprese nel corso delle nostre trasmissioni sportive. Parliamo adesso del maltempo, della violenta grandinata che c'è stata ieri nella tarda serata. Tante le segnalazioni ai vigili del fuoco, ma per fortuna non sono state gravi le conseguenze alle persone o alle strutture, ma l'instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni, tant'è che la ARPA Emilia Romagna ha diramato un nuovo bollettino con l'allerta gialla. Sentiamo il nostro servizio. Grazie ad una palla di grandine caduta in testa mentre attraversavo il cortile, per fortuna ho la testa dura, è quanto scritto da una bolognese sui social, post accompagnato anche da una foto a certificare la ferita procurata dalla grandine. Il maltempo previsto ha mostrato i muscoli con una violenta grandinata che ha colpito alcune zone di Bologna, in particolare in centro città, in zona San Donato e anche in alcuni comuni vicini. Tante le segnalazioni e gli interventi dei vigili del fuoco, ma nessuno di particolare rilievo. Il maltempo, che è proseguito per gran parte della serata di ieri, ha comunque regalato foto davvero incredibili che mostrano, grazie ad un effetto ottico e di prospettiva, i simboli della città sfiorati dai fulmini.
L'instabilità proseguirà anche nelle prossime ore con l'ARPA che ha diramato per mercoledì 3 luglio un bollettino con l'allerta gialla su tutto il territorio regionale. Adesso è difficile dire se appunto ci sarà grandine, in quali zone. Direi che è ancora probabile, appunto, per la mattinata di domani ancora e per la giornata, dei fenomeni temporaleschi. Poi successivamente si va verso un periodo più stabile, sicuramente più caldo, e quindi verso il fine della settimana diciamo che andremo verso una situazione di stabilità. Comunque, diciamo, l'estate continua un po' così fra alti e bassi. E adesso la cronaca: quasi 11 kg di cocaina che sul mercato dello spaccio avrebbero reso fino a 1 milione di euro. La partita di droga è stata sequestrata dalla squadra mobile di Bologna, che ha arrestato un uomo di 58 anni. Lo stupefacente era stato nascosto in modo piuttosto sofisticato all'interno dell'auto sulla quale viaggiava. Ci racconta tutto Federico Balletti. Il nascondiglio era ingegnoso: un vano ricavato in un doppio fondo fra i sedili posteriori e il bagagliaio dell'auto, con all'interno 10 involucri di cocaina, peso complessivo quasi 11 kg, valore sul mercato dello spaccio stimato in circa 1 milione di euro. La maxi partita di droga è stata sequestrata dalla polizia di Bologna, che ha intercettato un corriere partito dalla Puglia e diretto quasi certamente nel capoluogo emiliano, probabile destinazione finale dello stupefacente. In manette è finito un 58enne cittadino italiano di origine albanese, finora incensurato e residente a Reggio Emilia. L'operazione, che ha portato al suo arresto e al sequestro della cocaina, è nata da informazioni confidenziali raccolte dagli investigatori della squadra mobile, venuti a sapere che una Volvo con a bordo un carico di droga sarebbe partita da Bari con destinazione Nord Italia. La vettura è stata intercettata e, con la collaborazione di Autostrade per l'Italia, monitorata attraverso le telecamere lungo il tragitto sulla A14. Gli agenti sono intervenuti all'altezza di Castel San Pietro, seguendo e poi facendo fermare la Volvo al casello di Bologna Fiera. Il 58enne, unico occupante del veicolo, ha manifestato da subito un evidente stato di agitazione. La prima perquisizione dell'uomo e della macchina ha dato esito negativo, perché non è stato trovato nulla. È stato poi il fiuto di Barak, uno dei cani poliziotto della questura di Bologna, a scoprire che da qualche parte c'era della droga, segnalando la zona fra i sedili posteriori e il baule. A quel punto il 58enne ha deciso di collaborare e ha attivato il meccanismo realizzato artigianalmente che permetteva di aprire il doppio fondo. A veicolo acceso bisognava premere il tasto sbrinamento lunotto posteriore, poi aprire uno sportellino e inserire una brugola in un foro ricavato sul lato sinistro del vano del bagagliaio, sbloccando definitivamente il coperchio che nascondeva il vano. Secondo gli investigatori, la partita di cocaina era quasi certamente diretta alla piazza bolognese e i quasi 11 kg avrebbero potuto rendere fino a 10.000 dosi, con un valore di 1 milione di euro sul mercato al dettaglio. Ancora cronaca e ancora un'aggressione nella galleria 2 agosto a Bologna, in zona piazza 20 settembre, successo ieri verso le 12.30 tra i tavolini del bar AB, dove si era seduto un giovane a consumare una birra che non aveva acquistato nel locale. Quando uno dei camerieri lo ha invitato ad alzarsi, l'uomo lo ha aggredito prima con un morso ad un braccio, poi lo ha colpito con un cacciavite che ha estratto da uno zaino. Il cameriere ha rimediato alcune ferite lievi, medicate dal 118. Nel frattempo è arrivata la polizia, che ha bloccato l'aggressore. Si tratta di un 31enne di origine nigeriana, già con vari precedenti, che è stato denunciato per lesioni. E adesso la politica: alla festa dell'Ampi di ieri a Bologna, tutti i leader del centro-sinistra si sono detti pronti a costruire un campo largo che potrebbe già presentarsi alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. Per noi c'era Giuseppe Pilloni. Prove tecniche di campo largo alla festa dell'Ampi. Ci sono tutti i leader della sinistra in piazza Lucio Dalla a Bologna: la segretaria PD Elix Lain, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il verde Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Riccardo Maggi dei Radicali, Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, pronti a costruire la coalizione che in Emilia Romagna avrà come primo test le regionali in autunno. Beh, è molto importante accogliere l'invito dell'Ampi, essere qui, esserci insieme con altri leader delle forze alternative alla destra, e quindi sono felice di partecipare a questa festa nazionale. Sarà un'occasione per ribadire anche alcune battaglie comuni sui temi costituzionali, sui temi della sanità pubblica, della sua difesa dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti il governo Meloni,
della scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale, del lavoro dignitoso, visto che continuano a bloccare la proposta unitaria che abbiamo fatto sul salario minimo, mentre 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano, e naturalmente anche della nostra battaglia contro le riforme sbagliate che sta portando avanti questo governo. Sta lavorando per scegliere il candidato in Emilia-Romagna, aggiunge Elisline. Sta lavorando il partito regionale, sta lavorando, c'è un percorso in campo per definire un progetto il più possibile largo e condiviso, e naturalmente per farlo insieme, per fare insieme a tutto il Partito Democratico, insieme anche a quella che sarà la coalizione che si candida a continuare a portare buon governo in questa regione e a fare anche un progetto nuovo, innovativo, oltre che unitario. Quindi grazie, buon lavoro. Più sintetico e vago, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte: in vista delle regionali mi aspetto un confronto dall'Emilia Romagna. Come sempre ci aspettiamo un confronto in vista della prossima tornata elettorale regionale, con la possibilità di discutere i temi, i progetti e i programmi. E adesso parliamo di mobilità, ci sono delle novità sui mezzi Tipper, al via una nuova procedura che permetterà l'utilizzo dell'identità alias, sarà sufficiente prendere un appuntamento e verrà rilasciata una nuova tessera di abbonamento conforme all'identità alias dichiarata. Ci spiega tutto in questo servizio Simona Iannessa. Un altro passo importante verso l'inclusività. Sì, stiamo dando attuazione a un ordine del giorno del Consiglio Comunale a prima firma di Porpora Marcasciano, che chiedeva appunto di riconoscere percorsi per l'affermazione dell'identità di genere anche all'interno della nostra amministrazione, a partire dalla carriera alias per i dipendenti, che è già disponibile da diversi mesi, ma appunto un passo importantissimo che raggiungiamo oggi grazie a una serrata collaborazione con Tiper e con le associazioni per persone transgender sul nostro territorio, è l'abbonamento con l'identità alias appunto per persone transgender, che permette loro appunto di utilizzare il trasporto pubblico serenamente utilizzando il loro nome di elezione, e quindi no, evita anche momenti difficili come possono capitare a volte quando ci sono i controlli per magari un nome che non corrisponde alla propria identità di genere invece affermata nella propria espressione, quindi un passo importante per l'inclusione. Ci sono altri passi, altri obiettivi vedo nel comunicato, quali sono i prossimi? Ma appunto in realtà facciamo un po' una ricognizione, le carriere alias sono già disponibili per i dipendenti, sul futuro guardiamo anche alle biblioteche, un altro servizio comunale, appunto è sempre una richiesta del Consiglio, quindi stiamo lavorando anche insieme all'Università di Bologna, al nostro settore biblioteche e alla Regione per arrivare anche a questo passo. Oggi è un giorno importante perché facciamo un ulteriore passo in avanti verso il rispetto dei diritti, dell'uguaglianza e dell'inclusione. Ecco, la procedura come avverrà? La procedura è estremamente semplice, basterà che la persona interessata invii una mail all'indirizzo alias@tiper.it e sarà prontamente contattato al fine di fissare un appuntamento per poter arrivare immediatamente alla distribuzione della nuova tessera che riporterà già la nuova identità alias. E parliamo adesso di spettacoli, di cultura, perché dal 25 al 28 luglio torna il Porretta Soul Festival, una 36esima edizione che vedrà concerti, spettacoli, premi e street food nel centro storico del comune dell'Appennino bolognese. A parlarci del ricco calendario è proprio il direttore artistico, nonché fondatore del festival, Graziano Uliani. Sentiamo allora l'intervista di Alessia Salvatori. 36esima edizione del Porretta Soul Festival, tante le novità anche quest'anno, un festival che si rinnova di volta in volta. Beh, è un festival che ormai è diventato un'esperienza per tanta gente, perché addirittura ci fu Otis Clay che disse: andate a Porretta perché quando tornate a casa avrete sicuramente qualcosa da raccontare. Quest'anno poi abbiamo chiuso un bel accordo con la Memphis Music Hall of Fame, che è una istituzione che vuole valorizzare e premiare quelli che nel mondo hanno diffuso la musica soul, e avremo tutta la band al completo che accompagnerà la maggior parte degli artisti. Però al di là di questo le novità sono tante, abbiamo, che so io, Andrew Strong dei Commitments con una reunion che vedrà diciamo i musicisti che hanno suonato nella colonna sonora originale del film di Alan Parker.
Poi si è aggiunta ultimamente un'altra chicca, che è la macchina originale che i Blues Brothers hanno utilizzato nel film, e è di proprietà di un ingegnere svizzero che lavora al CERN di Ginevra e sarà porretta per tutta la durata del festival. Quanti saranno gli artisti che parteciperanno? Beh, gli artisti, diciamo, abbiamo 15 band italiane e non solo, che si esibiranno gratuitamente nei 4 giorni, dalle 11 del mattino alle 7 di sera. Poi abbiamo circa 200 musicisti che saliranno sul palco principale, Rufus Thomas Park, dalle 8 di sera a circa l'una di notte, ma sono già previste jam session che andranno avanti anche nella notte. Per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi collaterali, noi partiremo domenica 21 luglio con un gruppo di ragazze australiane, le Sweet Earth. Per l'ottava volta vengono a Porretta e si esibiranno in piazza Lucio Dalla domenica 21, e lunedì 22 saranno a Bergato, sempre concerti gratuiti, il 23 saranno a Tolè e il 24 saranno a Camugnano, per poi arrivare a Porretta il 25, 26, 27, 28. I grandi nomi che parteciperanno a questa nuova edizione? Beh, abbiamo Wendy Moten, che ormai è una leggenda, abbiamo Johnny Rawls, abbiamo Alabama Mike, sono veramente tanti gli artisti. Ebbene, come abbiamo sentito, il calendario è bello lungo. Con questo servizio chiudiamo la nostra edizione. Vi ringraziamo per l'attenzione. Arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.